Quest'anno sui prodotti fitosanitari per uso, diciamo, non professionale è tutta una novità perché a fine anno sono stati revocati praticamente il 99% dei principi attivi che finora abbiamo a disposizione. Quindi quest'anno si deve per forza lavorare sulla prevenzione. Problematiche dell'orto, del giardino sono più o meno sempre le più frequenti, sono i pidocchi, gli afidi. In questo caso praticamente abbiamo dei prodotti a base di sapone che faranno un'azione praticamente lavante della foglia e creeranno diciamo un ambiente poco ottimale per la loro diffusione sulla pianta. Altro parassita, diciamo, molto comune sono i ragnetti rossi, che come acari troviamo soprattutto nella parte più calda della stagione. Anche in questo caso possiamo utilizzare delle polveri di roccia, in questo caso proprio della roccia macinata sottilissima. Stesso procedimento, diciamo, per creare un ambiente ostile ai parassiti, possiamo farlo per le larve, quindi la classica ruga, per la dorifora sulle patate e per un altro grosso problema di questi anni, che è la cimice asiatica. Queste polveri hanno anche tanti altri vantaggi, nel senso che asciugando quello che è l'umidità sulla foglia, mi protegge anche da quello che sono eventuali attacchi di fungini, malattie fungine classiche, quindi il mal bianco che troviamo fra la fine di aprile e i primi di maggio, quindi quella patina biancastra oleosa. Anche in questo caso possiamo utilizzare dello zolfo che fa un effetto praticamente quasi da fitofarmaco, anche se è un prodotto totalmente biologico. E degli estratti di ortica, anche in questo caso estratti proprio naturali il più possibile. Altro problema che parassita abbastanza dannoso sono le cocciniglie, che in questi anni hanno dato grossi problemi a tante colture. La soluzione fantastica è l'utilizzo di l'olio di lino, olio ottenuto dalla spremitura a freddo del seme di lino, quindi un prodotto super biologico. Ultimo, diciamo, problema che possiamo incontrare in stagione magari avanzata è la comparsa delle ruggini, delle ticchiolature peronospore, quindi sempre una malattia fungina. La vediamo sulle foglie perché la foglia si presenta magari ingiallita con puntini di necrosi. In questo caso si consiglia sempre l'utilizzo del boro oppure l'utilizzo dell'ortica, magari mescolata con boro e rame, per dare proprio resistenza alla pianta. L'unico consiglio magari valido è quello di creare magari una pianta resistente. In questo caso anche la natura ci dà una mano con prodotti magari a base di alghe che danno una resistenza alla pianta sia nel caso di ritorni di freddo, nel caso di eccessivo caldo. Tutte queste, come avevo detto, il sapone o l'ortica e così via, possono essere addizionati con dei prodotti a base di propoli, fatti apposta per le piante. Il propoli serve alla pianta per mandare un messaggio, come dire, sei probabilmente in difficoltà, ti sto aiutando e magari anche la pianta aumenta le proprie difese naturali.